Oggi piove a dirotto, quindi non possiamo dedicarci a progetti legati all'irrigazione con Arduino. E mentre cercavo un'idea su cui fare un video, mi sono accorto che buttare qualcosa nel bidone della raccolta differenziata era semplice, fin troppo. Ho deciso di complicarmi la vita, costruendo un bidone che si apre da solo quando ci si passa davanti. Iniziamo. Io avevo già questo bidone, quindi oggi non costruiremo il bidone, ma faremo un coperchio automatizzato da metterci sopra. Ho iniziato misurando l'interno del bidone e ho tagliato due listelle di legno di quella misura. Poi ho tagliato tre pezzi di legno che uniranno i paletti. I due pezzi piccoli saranno i lati su cui monterò l'elettronica. Quello più grande sarà il coperchio, che ho attaccato alla struttura con delle cerniere che gli permetteranno di muoversi. Come vedete, la struttura che ho montato si infila perfettamente sul bidone. Ora taglio un pezzo di legno che avviterò alla struttura. Su questo pezzo di legno monterò poi il motore. Inizialmente pensavo di lasciare la struttura color legno, ma poi ho pensato di dipingerla di blu. Dipinta è decisamente migliore. Ora passiamo al motore che farà muovere il coperchio. Il motore che useremo è un motoriduttore che funziona a 5 volt. È uno di quelli che trovate anche nei kit di Arduino. Sarebbe sicuramente stato meglio utilizzare un servomotore, perché si poteva collegare direttamente ad Arduino. Non erano necessari relè e fine corsa. Io ne avevo uno, ma non c'è verso di farlo funzionare. Quindi ho dovuto usare quest'altro motore. Al motore monterò una bobina che ho fatto tagliando due cerchi di compensato sottile. Ho fatto un foro al centro dei cerchi e ci ho infilato un bullone. Ho attaccato il bullone al trapano e ho fatto girare due cerchi su della carta vetrata per levigarli bene. Poi ho dipinto anche questi pezzi di blu. Ho montato la bobina e l'ho attaccata al perno del motore con un grande morsetto mammut, a cui ho tolto la copertura di plastica. Ho Infine ho attaccato il motore alla struttura di legno, con del nastro biadesivo e due fascette. Ho fatto un foro nella bobina e ci ho attaccato un pezzo di corda. Ho fatto un foro anche nel coperchio e ci ho annodato l'altra estremità della corda. Fatto ciò, ho saldato due cavi al contatto normalmente chiuso di due interruttori fine corsa. Ho
Ho montato un fine corsa sopra il motore e uno sotto al coperchio. Ovviamente ho messo i fine corsa in modo che il coperchio li tocchi, quando è nelle due posizioni in cui dovrà fermarsi. Anche se è assolutamente inutile, aggiungerò anche una luce, che illuminerà l'interno del bidone. L'ho fatta saldando 4 LED blu a una 1000 fori, aggiungendo una resistenza sul positivo. Poi ho collegato alla 1000 fori i due cavi per l'alimentazione e l'ho incollata sotto alla struttura di legno. Ora ho avvitato dietro al coperchio una scheda di 4 relè e l'Arduino Uno. Mi sono dimenticato di montare la cosa più importante, che è il sensore a ultrasuoni che rileverà la nostra presenza davanti al bidone. Quello l'ho semplicemente fissato con una goccia di colla caldo e ho fatto passare i cavi sotto al coperchio. I cavi che aveva erano troppo corti, quindi ho saldato un connettore a 4 cavi più lunghi e l'ho collegato a quello del sensore. Poi ho incollato anche questi cavi alla struttura di legno. Infine ho iniziato a fare i collegamenti. Ho messo di fianco ai relè un morsetto mammut, su cui mettere la 5V e il negativo. Poi ho fatto i collegamenti tra i relè, i fine corsa, l'Arduino e il sensore a ultrasuoni, seguendo lo schema elettrico che come sempre trovate in descrizione. Mentre saldavo i cavi, ho pensato di fare una miglioria estetica, mettendo una copertura di plastica sopra il sensore a ultrasuoni. A questo punto ho caricato sull'Arduino il programma che trovate in descrizione. Il programma che ho scritto è molto semplice. Legge la distanza che rileva il sensore e se questa è minore di 50 cm accende i due relè che fanno girare il motore per aprire il coperchio e dopo 5 secondi accende gli altri due che lo fanno chiudere. Ora abbiamo finito di costruire il nostro coperchio automatico per il bidone. Per alimentarlo collegherò un alimentatore da 5V alla porta USB dell'Arduino. Attacchiamo la spina e come vedete, se metto una mano davanti al sensore, il coperchio si alza e dopo qualche secondo si abbassa. Quindi funziona, ora non ci resta che metterlo sul bidone. Come vedete, entra perfettamente nel bidone. Direi che funziona benissimo, se gli passo davanti si apre da solo e la luce all'interno mi permette di vedere ciò che c'è dentro, anche al buio. Bene, questo inutilissimo progetto finisce qui. Io vi ringrazio di averlo visto, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like e se volete seguitemi anche su Instagram. Ciao e alla prossima con un nuovo video.